il 25 ottobre del 1867, alle 2 del pomeriggio, il capitano Binet con 300 zuavi è arrivato al numero 97 di Via della Lungaretta, dove più di 100 ribelli erano riuniti in un banchetto patriottico aspettando il segnale dell'insurrezione. Che fa il papà, eh? Trinca, fa la nanna, tappia, via il caffè, sta alla finestra. Si svaria, si scapriccia, si scavesta. E ti a Roma per camera lo canna. Lui, non avendo figli, non si affanna a dirigere, a portare bene l'orchestra. Per Caravaggio l'ultima minestra sarà sempre di quello che comanda. Francesco! Francesco Arquati! Mi dispiace che sono in ritardo! Francesco Arquati! Mi dispiace! Sono in ritardo! Mi dispiace, sono in ritardo e tengo moltissimo la puntualità, ma ho viaggiato giorno e notte da Milano, sei giorni per arrivare a Roma, e sei tutto allagato, l'acqua rotogliata lì sotto Firenze arrivava quasi all'altezza delle ruote, la carrozza si sollevava da terra, stava lì per sollevarsi e ribaltarsi, e ci vuole così poco per morire affogato. E poi, ma dov'è Francesco Arquati? Ma non c'è un servo che possa avvisarlo del mio arrivo! Non voglio rimanere in questo posto più del tempo necessario! Se lui è d'accordo come mi ha scritto, la questione si sbriga in 2 minuti, ma se mi fa aspettare, potrei anche ripensarci. Già acquistare un edificio a Roma di questi tempi è un azzardo. Il conte Dato me l'aveva avvisato. Gli operai sono una spina nel fianco del Santo Padre. Non è gente disposta a sacrificarsi. Rubano la lana, se la nascondono sotto i vestiti e la cadano di notte come lupi mannari. E qualunque tipo di lana, anche quella di materassi, di tissici, leprosi, rognosi, altri malati contagiosi. Ah, è gente vile, viziosa, litigiosa. Ma come sprecano il loro salario all'osteria e lasciano morire di fame moglie e figli. E poi pare che alcuni di essi si sono anche messi d'accordo per distruggere le nuove macchine. Questa è grossa, ma me l'ha detto il conte Dato, che vicino al camerlengo non c'è da dubitare. Ma come distruggere le macchine? Vergogna! Ma quando non c'è timor di Dio! Ah, loro mangiano, bevono, fumano, ridono. Loro sono i garibaldini. E Giuditta Tavani li ha accolti come vecchi amici. Lei, la regina del suo popolo. Popolo, ossessi senza Dio. Ma qui a Roma si fa tutto alla rovescia! Ah, e allora lasciamo la Roma nella sua natura eterna. Ma come si fa a pensare di strappare Roma al Papa? Ma che siete ciechi voi romani? Ma è tutta Roma. In questa città non ci sono altro che segni dei papi. Chiese, conventi, monasteri, strade, statue, fontane, musei, mausolei. Tutta Roma è un monumento alla Chiesa. È la sua catacomba vivente. No, il rinnovamento ci sarà, ma non sarà politico, e che Dio ce ne guardi. E sarà molto più concreto. Io già me lo vedo, il Papa. Dio nella terra circonfuso della luce, del raso, un tessuto della polvere di diamante, nuvolato di mustola, con filigrana di Bisanzio e smeraldi della Nubia. Spinge in fuori la pancia, lei, incinta, come sempre, signora della vita e dell'amore. E Francesco Arquati, il marito, le sfiora i capelli come fosse un giovane amante. E il figlio piccolo, alla finestra, di vedetta, come un gioco tra fucili e granate. Qualcosa non vi soddisfa, signore? Io mi chiamo Rosetta. Gli zuavi? Ci sarà un'insurrezione. Gradite una tazza di tè, signore? Ma Francesco Arquati, mi ha fatto venire qui sapendo che c'è una situazione di pericolo e non si precipita a scusarsi. Ma io non capisco, te vado un responsabile della filanda. Mi toccherà dormire sul pavimento. Dovrebbe esserci ancora qualche papalino appostato sui tetti di vicolo del Moro, disposto a spararvi addosso. Signore.
il capitano Vinè ha ordinato di sfondare la porta, ma dalle finestre i garibaldini hanno cominciato un fuoco spaventoso. Fucili, pistole, bombe, tegole, sassi. Ma perché non si arresero subito? Che speranze avevano? Nessuno sarebbe venuto ad aiutarli. I ponti sul Tevere erano stati bloccati e Trastevere era un deserto, un paese di morti. Ma certo che ho sbagliato a mettermi in viaggio di questi tempi. C'è sempre un matto che non aspetta altro che intorbidare le acque. Ma il camerlengo ne sarà stato informato. Francesco Armati, dove? Ma che dici, stupida serva? Francesco è troppo debole, con una moglie che non sa stare al suo posto. Già un mercante non dovrebbe mai sposare una donna più bella, ma poi una donna che legge i libri, che conversa con gli uomini, ma sono due invasati, ma... Esagerata, magica, oscena. Vuole andare in giro spingendo avanti la pancia, come se avesse il dominio e la conoscenza delle cose. Ma i garibaldini hanno rovesciato i tavoli, li hanno spinti contro la porta. Tutta la notte io e Giuditta abbiamo preparato il banchetto e in un attimo le tovaglie di damasco, strappate, macchiate di vino, di sangue, tutto frantumato, violato, perduto, per sempre. Siete venuto qui per comprare, ma siete arrivati tardi. Ecco la verità. Come se non vi fosse altro interesse oltre i limiti. Rimasi immobile tutta la notte, in quell'immenso calore, il più grande della mia vita. Queste chiacchiere inutili non hanno niente a che fare con me! Allarmi! Allarmi, Romani! I Romani hanno il diritto degli schiavi di insorgere contro le loro tiranni! I preti! Il papato! Gli italiani hanno il dovere di aiutarli! Avanti dunque, Romani! Avanti, gli italiani! Per la nostra libertà! Per il nostro diritto! Per la nostra... Lasciata lì, con il marito, il figlio, lì, davanti alla porta del primo piano, bloccata dai loro corpi, uniti per salvarci la vita. Moriranno massacrati dalle baionette degli zuavi. E intanto i romani, i trasteverini, chiusi nelle loro case, con gli occhi e le orecchie tappati. Oh, santità, ma allora Roma è salva! Li avete ammazzati tutti, questi!
rinomati dei mercanti lanieri di Milano per ricevere la vostra benedizione. Beneditemi, santità! Oh, beneditemi! Io scappo con i garibaldini che mi seguono, che mi precedono per quanta fretta hanno. Non pensano più a Giuditta, al Papa, a Roma. Li porto giù nelle fogne, fino all'Arenella. Li prenderanno tutti, non hanno scampo.